Terza parte della nostra trasmissione. Allora, questa sera conosciamo altri tre ragazzi dell'Under 17, che è una delle squadre che abbiamo seguito anche durante le partite più da vicino. Saluto Edoardo Tiradossi, che è il nuovo attaccante, si è arrivato da poco. Poi Francesco Gnaccarini e Filippo Blasetti, benvenuti. Allora, io direi di partire intanto vedendo il quadro dei risultati dell'Under 17. C'è stato questo derby con il Pisa, finito 1-1 con gol proprio di Edoardo, eccolo qua. Arezzo-Pisa 1-1, poi Pistoiese-Siena 1-1, Carrarese-Arzachena 2-2, Pontedera batte Olbia 3-1, Rieti-Viterbese 0-4. Andiamo a vedere anche la classifica, dove in testa troviamo il Pontedera a quota 40, poi Siena 33, Viterbese 31, a 30 Pistoiese e Arezzo, 24 Carrarese, 21 Rieti, a 20 Olbia e Lucchese, 18 Pisa, chiude l'Arzachena a quota 8. Ci sono due giornate da disputare, c'è cioè questa trasferta che è uno scontro diretto, insomma, è davvero acceso sarà, perché andrete a giocare in casa della Viterbese e poi l'ultima partita contro la Lucchese. Allora, io vado, vieni pure in piedi, da Edoardo Tiradossi. Allora, intanto questo gol com'è stato? Raccontacelo. Ma è stato un bel gol su un errore di un difensore, ha colto il momento, gli ho rubato il pallone e ho fatto 1-0. Ecco, quindi avete subito il pari in casa, a parte se non sbaglio con la sconfitta col Siena, poi avevate lasciato un punto credo in passato sulla Viterbese e basta, poi l'avete vinte tutte le altre. E avete provato, immagino, comunque a ripassare in vantaggio, quindi è stata una partita un po' ostica. Partita molto tirata. A questo punto, guardando la classifica, l'Arezzo insomma è sempre a 3 punti dal Siena, e quindi diventa fondamentale per il passaggio alle finali questo scontro diretto di domenica. Sì, più che guardare il Siena dobbiamo Guardate la guardare la Viterbese, Viterbese sì. perché dentro fuori domenica è la partita dell'anno, insomma. Anche considerato appunto quello che è successo nella gara di andata. Raccontaci un po' anche il tuo percorso, come sei arrivato all'Arezzo, tu vieni dall'Umbria, al Sì, da Santa Sabina giocavo lì e giocavo juniores, prima squadra. Dopo mi hanno chiamato qua e sono, mi sembra, prima partita ho giocato a febbraio, Mettiamola se più non vicina così, marzo. sì. E niente, ho fatto queste prime 6 partite. Che salto è stato? Chiaramente Beh, dal un bel Santa salto, Sabina all'Arezzo. una cosa molto, cioè, ha cambiato tutto. Facevi lì che campionato? Gli allievi regionali? No, che cosa? No, juniores Juniores regionale, regionali. sì, juniores regionale, è la prima categoria. Che differenza? Qui hai giocato anche in prima squadra? Sì, ho Ah, vedi. fatto esordio l'anno scorso. Come hai trovato il passaggio dalle giovanili al... Ma sinceramente, cioè, non è cambiato molto perché Sì. comunque sia i difensori sia lì che qui sono Sì. molto Sì, fisici, sì. quindi c'ero un po' abituato e niente. Tra l'altro c'è Pellegrini che viene, anche lui veniva Sì, ha da Santa giocato con Sabina, e me. c'è Dante Gioacchini che è di Castiel del Sì, Lago, quindi è sì. una... Quanti siete dell'Umbria? Siete questi tre o ce ne sono Io altri? sono un 7 Bella, forse, sì, bella 7 comitiva, credo, sì. insomma. Vabbè, Molti. ecco, che tipo di attaccante sei? Ti abbiamo visto giocare. Come ti senti più a tuo agio? In che Ma tipo di posizione? no, Centrale? punta Punta centrale. centrale, sì, punta centrale. Perfetto, grazie. E A te. allora andiamo a conoscere Francesco, giusto? Giusto. Bene, io già mi dimentico. Allora, Francesco Gnaccarini, allora tu sei qui invece da inizio Sì, stagione. inizio stagione. Quindi hai visto tutta la crescita di questo gruppo, ne parlavamo poi Esatto. l'altra volta col mister, soprattutto nella prima parte di campionato, no, c'è stata questa ambivalenza tra le belle partite in casa e le Esatto, sconfitte pesanti fuori, no? abbiamo avuto molto problema a trovare i primi punti in trasferta, mentre in casa eravamo come una fortezza. E poi dopo, con allenamenti e duro lavoro, siamo riusciti a trovare anche più coraggio in trasferta e abbiamo trovato i primi punti. Come sei arrivato all'Arezzo tu? Io l'anno scorso giocavo al Persiceto, una società vicina a Bologna, e con un procuratore ho fatto un provino.
all'Arezzo quest'estate, a luglio, che mi hanno subito preso e a settembre sono venuto. Tu giochi a sinistra, se non sbaglio. Gioco a centrocampo, sì. Il mister poi dopo mi cambia posizione in base alla partita. Sì, abbiamo visto dei ruoli molto cambiati ultimamente. Sì, esatto. Visto Canapini in difesa, una partita. Sì, è vero. No? Sì. Anche il Conte Duca, difensore centrale. Quindi insomma, siete tutti. Sì, insomma, ci mettiamo a disposizione per quello che chiede il mister. Cioè, ce la potete fare a... Noi ci si prova. Domenica abbiamo questo scontro decisivo che andiamo sicuramente lì con voglia, grinta, rabbia di portarli a casa quei 3 punti perché sono fondamentali. Anche perché poi in casa l'ultima ve la potete giocare con la Lucchese, insomma. Sì, esatto. Cioè, sarebbe un obiettivo importante. I vostri colleghi dello scorso anno ce l'hanno fatta. Sì, anche ce l'hanno se fatta poi passare hanno trovato subito il Pordenone, che chiaramente è una realtà, è una corazzata di questo campionato, e quindi sono stati subito eliminati, però insomma almeno il primo turno l'hanno fatto, insomma ve lo meritereste anche, perché in casa avete fatto vedere anche delle ottime partite. Sì. In quella l'ultima che avevamo seguito, prima del Pisa con il Siena, era troppo forte, oppure in quell'occasione diciamo qualche episodio? Ma siamo stati sfortunati per quell'episodio, quell'errore del nostro compagno che ha fatto un errore ingenuo. Sì. Però abbiamo comunque giocato palla, abbiamo costruito, siamo stati sfortunati non riuscire a mantenere l'1-0 e dopo il pareggio a riuscire a trovare il secondo gol, però comunque abbiamo giocato bene. Quindi insomma avete tutte le carte in regola per potercela fare. Sì, sì. Grazie, e allora infine andiamo a conoscere Filippo Blasetti. Anche tu sei arrivato a gennaio? Sì, sono arrivato a gennaio. E... Da dove vieni tu? Vengo dall'Abruzzo. Sì. E prima giocavo in una squadra in eccellenza. Quindi hai debuttato anche tu in prima squadra. Sì. Che come è stato questo salto? È stato molto, molto importante, c'è un ritmo molto più alto e sono molto contento. Come, sei soddisfatto di queste prestazioni che hai fatto in queste prime partite? Sì, sono molto contento delle prestazioni mie e della squadra. Che tipo di giocatore sei tu? Sei un 10? Esterno, 10, sinistro, 11. No, 11. E quindi anche tu giochi un po' defilato. Sì. Che cosa, secondo te, qual è tu che sei venuto da fuori, la forza che può avere questo gruppo? Siamo un grande gruppo sia fuori che dentro il campo. Ci troviamo tutti molto bene tra noi. E quindi insomma siete carichi per... Sì. Il mister che ha detto per Viterbo? È molto... Aspetta, sentiamo un attimo. Lo vedete agitato? Il mister a noi ci dice che ci vede noi agitati, ma in realtà anche lui la sente questa partita. Sì, la sente. Ma vi state allenando in modo che avete fatto qualcosa di particolare? Sì, il mister vuole sperimentare un modulo mai usato. Ah! Finora vuole usare quattro attaccanti, che finora non si era mai usato, però cioè, alla fine c'ha ragione, perché dobbiamo trovare il gol e... Ah sì, esatto. È una finale, esatto. Se vogliamo. È un turno all'otto. Non c'è poco da... anche perché loro sono avanti in classifica, quindi sì, non esatto. C'è niente da perdere. No? No. Ma qui ne passano 2, 3, quante ne passano? Le migliori terze. 2 migliori terze. Che non si sa, quindi, se... quindi bisogna per forza salire. E quindi insomma immagino che sarà una gara di tensione. Tra l'altro avete fatto bene anche nelle trasferte in Sardegna. Sì, entrambe portate a casa. Quindi peccato, ecco, se mai quel derby col Siena forse un po' pesa. Quello lì sì, perché vabbè, però il Siena abbiamo notato tutti che erano... c'erano 3 o 4 elementi veramente, sì, veramente sì, forti. No, veramente... A cominciare dall'attaccante, sì, esatto. Che ha fatto più di 20 gol, insomma, che è il figlio poi dell'allenatore... del Siena, della prima squadra. Bene, noi vi facciamo un in bocca al lupo, vediamo con voi altri risultati, ci fate vedere anche la Berretti. Tu quanti gol hai fatto fin qui? 4. No, male, in quante partite?
6-7. Insomma, una buona media, no? Una buona media. Allora, questo è la Berretti. La Berretti che, a proposito di Siena, ha perso 5-3 nel derby con il Siena. Gol di Artini, Finocchi e Neri per la formazione di Longo. Carrarese Albissola 1-0, Cuneo Torino 0-1, Lucchese Pontedera 1-2, Pisa Batter Zachena 3-2, Entella Olbia 1-1. Vediamo la classifica. Qui c'è il Torino che però è, diciamo che fuori classifica, e quindi l'Entella che sarebbe primo a 50, Rizzo a 41 secondo, Albia 37, Siena 32, insieme alla Carrarese, Albissola 31, Pontedera 25, poi Cuneo, Lucchese, Pisa, Pistoiese e Arzachena. Poi dobbiamo fare i complimenti all'Under 15 che sta continuando questa grandissima rimonta che probabilmente non sarà veramente complicata, però intanto ha vinto con il Pisa 3-2, avevamo proprio qui la settimana scorsa tre ragazzi. Allora, gol qui di Treppiedi, Artini e Scatizzi che hanno portato la vittoria per la formazione Under 15 a Maranto. Gli altri risultati: Carrarese Arzachena 4-0, Pontedera Olbia 1-0, Pistoiese Siena 0-0, Rieti Viterbese 1-3. Qui in classifica c'è, anche qui c'è il Pontedera e la Viterbese che sono sempre nelle prime posizioni. La differenza qui è che il Pisa, vedete, è a 36, quindi la vittoria ha ancora più valore per l'Arezzo. Pistoiese 34, Siena 32, Arezzo 28, Carrarese 22, anche se ci diceva il mister che questa classifica di campionato è sbagliata perché l'Arezzo dovrebbe avere 31 punti esattamente, quindi in teoria vincendo le ultime due potrebbe scavalcare il Pisa, chiaramente è molto complicato come obiettivo. Noi vi rifacciamo ancora l'in bocca al lupo e probabilmente ci rivedremo poi per l'ultima con la Lucchese, perché è decisiva per il passaggio alle finali, quindi verremo sicuramente a riprendere la vostra partita. Grazie e ci vediamo la prossima settimana. Di nulla.